Ciao ragazzi, qui è Sadit97 e benvenuti in questo video battaglia. Allora ragazzi, quest'oggi su Xenoverse 2 faremo una delle battaglie fighissime. Ovviamente io userò Goku Super Saiyan Blue e metterò insieme alla mia squadra qualcuno anche del nuovo DLC. Metto anche Vegeta Super Saiyan Blue. Metto anche It, l'assassino del settimo universo. E poi andiamo sul casuale, dai. Radish, dai, così facciamo battaglia fra fratelli, casuale. No, no, no. Majin Buu piccolo, puro. E Metacooler cattivo, che dite? Sì, dai. E ragazzi, andremo a combattere nella nuova mappa che è uscita nel DLC, Pianeta Senza Nome, ovvero il ring in cui si è svolto il torneo fra il sesto e il settimo universo. Guardate lo schieramento dei personaggi. Ditemi se non è una battaglia fighissima. Poi li sto sbloccando tutti piano piano, ragazzi. Prima ho espresso il desiderio e mi ha sbloccato Super Ishilon, quindi... Ragazzi, questa è una battaglia proprio... che vale la pena, andiamo contro Radish subito. E come al solito, sempre i personaggi più forti devono essere sempre verso di me. Dai, all'attacco subito ragazzi. Ho voluto farvi questo episodio qua, così almeno ci teniamo un po' in carica. Vai, nel frattempo che loro attaccano, noi ragazzi siamo una bella trasformazione, il Super Saiyan Blue Kaioken, vai! Ditemi se non è fighissimo. E vai subito con l'onda energetica. Non li becco mai. Però ragazzi, vi do un consiglio quando usate Goku Super Saiyan Blue, col Kaioken. Se non lo fate, fate sblocco di cose, così che tiro. Non tanto qui. Quando noi attiviamo il Kaioken con Super Saiyan Blue, scende un po' l'aura. L'aura, che cazzo dico? Cioè, scende un po' la salute. Quindi ragazzi, straconsiglio soltanto di usarla soltanto quando state per finire un determinato nemico, eh? Che cazzo vuoi fare? Cooler, dai! Subito! Devo andare subito di cattiveria, raga, voglio fare anche il Kaioken per 10, eh? Col Super Saiyan Blue. Cioè raga, Goku Super Saiyan Blue mi piace troppo, però raga, sono un po' rimasto deluso dalla notizia che Dragon Ball Super riprenderà dopo l'estate. È una notizia che mi ha un po' fatto rimanere male da un lato, sincero. Non soltanto io, ma anche altri fan di Dragon Ball come me sono rimasti un po' delusi, eh? Sono rimasti tutti delusi, però raga, Dragon Ball Super mi sta piacendo, lo ammetto. Il cartone mi è piaciuto abbastanza. Poi vedete sotto giù nei commenti se a voi vi è piaciuto, perché non se ne vale, ma anzi coglioni. Però ragazzi, io sincero, sono rimasto un po' deluso dalla notizia che abbiamo avuto dalla doppiatrice di Bulba, Emanuela Facotta. Abbiamo scoperto che sto fatto qua, che Dragon Ball Super prenderà dopo l'estate. A me mi ha fatto un po' rimanere male, perché io sincero, l'ultima volta che ho rimasto la puntata di Dragon Ball Super eravamo la puntata in cui Vegeta era diventato Super Saiyan Blue anche lui e doveva sconfiggere Freezer. Che cazzo, madonna, questi che non muoiono. Però raga, a me comunque mi piace, è il mio... Dai! Non crepa questa, madonna! Ok, dove è Radish? Subito su Radish, dai, onda energetica teletrasporto. E non lo prende mai in pieno. Ok, abbiamo vinto ragazzi, la squadra di Sadit ha vinto. Raga, guardate la bellezza di Goku Super Saiyan Blue. Cioè raga, comunque mi è rimasto un po' deluso, però sincero con voi. Vabbè ragazzi, questo video finisce qua, lasciatemi un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Qua da Sadit97 è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.